Elena e oggi siamo qui con i preferiti del mese di dicembre. Allora iniziamo subito dai film e ve li dico velocemente perché ne ho visti abbastanza. Ho visto Your Name, che è un film d'animazione bellissimo, ve lo straconsiglio, è veramente molto molto bello e molto toccante. Poi ho visto Emoji, accendi le emozioni, è un film un po' più divertente, sempre di animazione, carino, niente di speciale però comunque carino. Poi ho visto Lego Scooby-Doo, fantasmi a Hollywood, questo è un altro film d'animazione però è della serie dei Lego. Molto spesso escono film appunto dove i personaggi ricordano i Lego, carino, niente di che però. Poi ho visto un altro film d'animazione che si chiama Sabba, vi assicuro che non sono tutti film d'animazione, poi ci sono anche film normali, però lo sapete che mi piacciono. Poi ho visto Monster Family, poi ho visto Gamba, un altro film d'animazione, poi ho visto Thor Ragnarok, penso che si legga così, molto carino. Poi ho visto Tavolo numero 19, niente di che, cioè giusto un film per passare il tempo però niente di che. Poi ho visto Justice League, che mi è piaciuto tantissimo, è stato molto molto carino, e se volete vedere Justice League vi consiglio di vedere il primo Batman via Superman per capire al meglio gli eventi e cosa succede, cosa è successo. Poi ho visto Descendants 2 e non mi è piaciuto tanto, il primo mi era piaciuto un sacco, questo qui è stato... boh, cioè non lo so, non mi ha colpita, non mi è piaciuto tanto quanto il primo. Poi ho visto Batman vs Superman, che in realtà sarebbe da vedere prima di Justice League. Soltanto che non lo so, continuavo sempre a non guardarlo perché in pratica tutti dicevano che faceva schifo, che era brutto, così. Invece a me personalmente è piaciuto. Io non è che me ne intenda tantissimo di questo universo, tipo Batman, Superman, però per quel poco che so comunque mi è piaciuto. Poi ho visto Christmas Inheritance, un'eredità per Natale, perché appunto, vabbè, dicembre c'è stato Natale, quindi ho visto anche un film natalizio. Non ho visto nessun film di quelli classici, diciamo, tipo Il Grinch oppure Mamma ha perso l'aereo, perché alla fine li ho visti talmente tante volte che boh, quest'anno non c'avevo proprio voglia, quindi ho visto altro. Poi ho visto Pongo, il cane milionario. Poi ho visto La banda dei coccodrilli 3, tutti per uno. Non ho visto gli altri, però sinceramente mi è bastato e avanzato questo, niente di che. Era il 3, ma giusto perché passava in TV, ero malatissima e non è che lo abbia tanto neanche guardato, ero lì mezza morta nel letto, quindi diciamo che era più come sottofondo. E poi ho visto due film molto carini che sono Daddy's Home e Daddy's Home 2, e questi ve li consiglio, sono molto molto divertenti. Ma come serie TV, come serie TV non ho visto praticamente niente a dicembre, quindi direi che evitiamo questa categoria per questa volta. Come trucco del mese ho deciso di portarvi le due Huda Beauty, con queste due mi trovo veramente benissimo, le adoro. Questa qui è la prima, la Rose Gold Edition, è molto molto bella, ha dei colori veramente molto scriventi. Invece questa qui è la seconda, ovvero la Desert Dusk. Questa a differenza dell'altra ha uno specchio e questi sono i colori al suo interno, diciamo che ha una gamma cromatica un pochino più varia rispetto all'altra. Quale vi consiglio? Sinceramente io mi trovo molto bene con entrambe. Quale preferisco delle due? Magari vi farò un video a riguardo, ve ne parlerò un pochino, ve le metterò a confronto. Però vi posso dire che se siete interessate ad entrambe, quindi se prima o poi le dovrete acquistare entrambe, vi consiglio di prendere prima questa qui, ovvero la Rose Gold, perché è andata fuori produzione, quindi rischiate di non trovarla più se finisce. Dunque, se le volete acquistare entrambe, prendete prima questa. Se invece questa non vi interessa, acquistate solo questa o nessuna delle due, ovviamente. Rossetto. Come rossetto del mese me ne voglio mettere due e sono uno. Il rossetto liquido di Sephora ed è il numero 38 ed è questo colore. Veramente molto carino, è un rosa violaceo, non saprei bene definire il colore, però è veramente molto molto bello e non è un colore troppo forte, troppo invasivo, rimane comunque un bel tocco di colore particolare però abbastanza delicato. E poi vi volevo parlare di un Dreamy di Nabla, che è sempre un rossetto liquido ovviamente, e questo è Closer. Sinceramente come nude di Nabla continuo a preferire sempre Noblesse Oblige, che è questo qui, che è un rosa meraviglioso, io adoro il nude tendente al rosato, però Closer mi è piaciuto tantissimo questo mese, perché quando magari faccio un trucco un pochino più elaborato, anche semplicemente un pochino più intenso, con Closer, che è un nude abbastanza chiaro, mi trovavo molto molto bene. Secondo me il contrasto era molto carino. Come accessorio del mese vi voglio mettere questo qui, che è il braccialetto di Pandora. Magari vi farò un close up, ve lo metterò un po' più in grande perché da qui credo proprio che non vedrete niente. Comunque non sono quelli rigidi, perché a me non piacciono tanto i braccialetti rigidi, mi danno fastidio sul braccio, preferisco quelli molli diciamo. E questo qui ha la chiusura a cuore nell'edizione Rose Gold e mi sta piacendo veramente tantissimo. Ah, questo, ma questo del mese vi sembrerà una cosa abbastanza sciocca, però è questa qui, che è la colla di NYX per i glitter, ovvero questa qui è una colla da andare a mettere appunto sulla palpebra e poi potete andare a mettere i glitter che siano di NYX o di qualunque altra marca ovviamente. L'ho già provata e la sto adorando, perché il fallout veramente non ce n'è, o comunque è minimo, regge tutto il giorno e vi lascia lì i glitter proprio dove li avete pressati. E lo metto come acquisto del mese perché era da tantissimo tempo che la cercavo, vi giuro. Ogni volta passavo al negozio NYX e non ce l'avevano mai. Questa volta tipo sono entrata dicendo vabbè, non ce l'avranno neanche stavolta, io entro tanto per. Invece ce l'avevano, quindi acquisto del mese perché la cercavo da troppo. Vestito. Come vestito del mese vi metto questa qui, che è una pelliccia, e anche questa qui l'ho cercata in lungo e in largo, vi
giuro, non riuscivo a trovare una pelliccia nera da nessuna parte. Cioè, ero sempre alla rese a cercare una dannatissima pelliccia nera. Non la trovavo da Bershka, non la trovavo da Zara, da nessuna parte. Avevamo tutte pellicce colorate, di tutti i colori, rosa, azzurro, verde, maculate. Le ho viste di tutti i tipi, tranne nera. Non riuscivo a trovarla, quindi poi sono riuscita a trovarla sul sito di Pimki e poi l'ho fatta arrivare ad Arese, perché quando sono andata là a provarla non c'era la mia taglia nera, ma l'ho provata verde e quindi ho fatto arrivare la mia taglia nera e finalmente ho trovato una pelliccia nera. Ecco, perché le trovavo nere, però erano di quelle, come dire, strisce di pelo, diciamo, cioè non lo so, non mi fa impazzire proprio quel tipo di pelliccia, cioè comunque ne volevo una totalmente normale, liscia e nera, semplice. Ora la trovo da nessuna parte, pazzesco veramente, quindi sono contentissima. E questa qui è il mio vestito del mese, perché la sto sfruttando tantissimo. Prima mettevo praticamente sempre la pelliccia marrone, perché vabbè, ne ho anche una rosa, però possiamo che non è che posso usarla tre volte con tutti gli outfit, quindi principalmente usavo quella marrone. Adesso quella marrone in pratica non la sto usando, perché ho sempre su questa. Scarpe, come scarpe del mese sicuramente ve le avrò già fatte vedere, perché queste qui sono in assoluto le mie scarpe preferite, cioè i miei tacchi preferiti. Questo mese ho utilizzato praticamente sempre solo questi, non sempre però quasi, e quindi ve li devo appunto portare. Sono queste décolleté semplicissime, tacco 15 dovrebbe essere. Qua hanno sotto dei brillantini che comunque rimangono neri, quindi sono molto discreti e io le adoro, sono in assoluto i miei tacchi preferiti di tutta la mia scarpiera. Guardo là perché sto guardando la mia scarpiera. Questi qua sono quelli che preferisco perché sono semplici, portabili, le posso mettere quando voglio e quindi questi qua mi salvano sempre e li adoro. E lo so, non mi sono dimenticata il video sulle scarpe, vi giuro che a marzo arriva, dopo la sessione di esami invernali, vi giuro che ve lo porto. Lo so che continuo a rimandarlo, ma vi giuro che prima o poi arriva. Questo mese sono stata veramente molto assente sul canale. Questo qua è il primo video che registro da tipo un mese, forse un po' meno, però i video che avete visto li avevo pre-registrati, mi sono presa una pausetta dal canale, alla fine c'erano anche le vacanze, quindi ho deciso proprio di prendermi una pausa. Adesso non ricominciamo con i tre video a settimana perché a febbraio ho gli esami, quindi devo anche studiare, devo anche far quello, però da marzo voglio ricominciare con due o tre video a settimana. Vediamo appunto come riesco a gestirmi il tempo, anche perché poi dovrò anche scrivere la tesi, che è bello, evviva. Vabbè, poi comunque come applicazione del mese mi metto McDonald's, perché ci sono stati i Winter Days, quindi ogni giorno c'era un'offerta, quindi l'applicazione del mese non può che essere quella del McDonald's. E vabbè, se mi seguite su Instagram lo sapete che, cioè, sono sempre fuori a mangiare, faccio un po' schifo e anzi dovrei, dal 2018 avevo detto che mi sarei un po' rimasta dietro, ma in realtà non lo sto facendo, però vabbè, dettagli, prima o poi ricomincerò, anzi perché prima mangiavo sano, ricomincerò a mangiare sano anche fuori. Ce la posso fare, non è vero, non ci credo neanche io, però diciamo che ce la posso fare, dai. Infatti per me è uno dei buoni propositi per il 2018 ricominciare a mangiare sano, o comunque decentemente. Ah, chiariamo un attimo la questione Instagram, perché vedo che un po' di voi sono confuse, tipo c'è chi mi segue da una parte, chi mi segue dall'altra. Chiariamo un attimo Instagram. Allora, io ho due profili Instagram. Ho Elena Corbetta 95, che è quello dedicato al mio account di YouTube. Non accetto persone che conosco su LinkedIn generalmente, a meno che proprio non me ne scappa una, però è privato e accetto soltanto gente che arriva dal canale. Nel caso non vi accettassi, basta che mi scrivete in direct, guarda che vi seguo sul canale eccetera e vi seguo. Quel profilo io lo utilizzo più che altro se devo comunicarvi qualcosa velocemente e non faccio un video su YouTube. Faccio dei video nelle stories dove appunto parlo con voi, magari vi faccio anche vedere dei prodotti, degli swatch, ma principalmente magari vi parlo, vi racconto un po' la mia giornata, oppure vi do informazioni sul canale o su perché non sto facendo video. Ad esempio vi ho detto che non sarebbero usciti tanti video a fine dicembre, inizio gennaio, vi ho spiegato anche le motivazioni su lì. Invece sul mio altro profilo Instagram, che è ele95, diciamo che è il mio profilo normale, quello su cui mi seguono anche i miei amici, quello che utilizzo normalmente. Non sto più postando post, proprio post, da praticamente un anno. Vorrei ricominciare, però dopo un anno che non posto è strano ricominciare, non so con quale foto iniziare. Però uso tantissimo le stories, quindi se vi interessa anche seguirmi nella mia vita privata, vi consiglio di seguirmi anche su Elena95. Vi consiglio principalmente Elena95 perché appunto lì vi parlo del canale, vi swatch prodotti, vi faccio vedere cose, e quello lì quindi è più inerente al canale. Invece su Elena95, dove appunto mi seguono anche le persone che conosco realmente, potete curiosare nella mia vita appunto se vi interessa, cioè io posto praticamente ogni cosa che faccio nelle Insta Stories. Quindi adesso abbiamo risolto questo mistero dei due profili Instagram. Io sto morendo di caldo con questo maglione, tiene un caldo assurdo. Comunque poi la musica del mese. Allora, vi metto tre canzoni che sono Coez, La musica non c'è. Poi mi metto ultimo, Sabbia.
ed infine Alan Walker, The Spectre, che questa canzone mi piace, quelli hello hello che sono troppo dolci, cioè mi giuro non lo so perché fanno impazzire, mi piacciono tantissimo. Ricordo un evento del mese. Allora, a parte le due volte in cui sono stata malata, che poi vi spiego, sono uscita praticamente ogni giorno, cioè ho fatto tantissime cose a dicembre, però ovviamente non vi so dire cosa ho fatto ogni giorno, vi dico giusto qualcosina di un po' più particolare. Ma se mi seguite su Instagram, sul mio personale, Ele95 nelle stories, lo sapete benissimo. L'8 dicembre c'è stata la fiera dell'artigianato a Milano, che è una fiera che si tiene ogni anno, dove c'è un po' di tutto in realtà, ci sono cose da mangiare, ci sono cose per la casa, c'è veramente di tutto ed è gigantesca ed è stata molto carina. L'unica pecca è che c'è veramente tantissima gente, cioè non ci si muove. Poi dal 15 al 17 febbraio ho avuto per la prima volta la febbre, ma non è stata altissima comunque, penso di averla avuta tipo a 38, 38 e mezzo, però rispetto a quella che ho avuto dopo è stata molto bassa. Comunque dicembre è caratteristico per la vigilia, Natale e Santo Stefano. Io vivo il Natale in una maniera un po' particolare, nel senso che mi piace tantissimo Natale per l'atmosfera, anche andare in giro, ci sono le lucine da ogni parte, è meraviglioso veramente per l'atmosfera. Poi vabbè, ci sono i regali e anche quelli mi piacciono tantissimo ovviamente. L'unica cosa però è che tipo mi piace passare tipo con la mia famiglia eccetera, soltanto che noi a Natale andiamo sempre al ristorante a pranzo e io ho una cosa che odio, perché devo stare lì 4 ore ferma al ristorante, quindi io dopo un po' sclero e quindi a Natale praticamente mi c***o sempre, vi giuro, tutti gli anni io mi stufo a Natale, mi c***o perché devo stare lì tutto il giorno al ristorante. Preferisco invece ad esempio Santo Stefano, perché vado a mangiare su da mia nonna e mi rilasso molto di più veramente, poi magari giochiamo qualcosa così, mi rilasso tantissimo di più. È proprio l'andare al ristorante a Natale che io non sopporto, perché devo stare lì obbligatoriamente 5 ore ferma seduta, perché ci mettono tantissimo portare le portate, non me ne frega niente, ma di stare al ristorante tutto il giorno, vabbè. Quindi io vivo il Natale in una maniera un po' strana, mi piace tantissimo, ma dall'altra parte mi c***o sempre, quindi boh, non lo so, vabbè, sono strana io. Poi dal 28 in poi praticamente ho avuto la febbre, che mi è salita anche a 40, veramente ero sul letto mezza morta, cioè vi giuro che ho passato tipo 2 giorni a non fare niente, e quando dico niente intendo proprio che non ho fatto niente. Quando prima vi ho detto che ho guardato un film era quando non avevo 40, perché quando avevo 40 non riuscivo veramente a guardare il cellulare, a guardare la TV, cioè ho passato veramente, madonna, l'inferno. Soprattutto la notte, ho fatto una notte terrificante, tutta la notte sveglia a stare malissimo, vi giuro. 40 di febbre ero veramente morta, e ho fatto il capodanno con la febbre, cioè ho brindato a mezzanotte con l'acqua per quanto stavo male. Vabbè, non è che sono stata malissimissimo, cioè che tipo svenivo, roba del genere, però sono stata seduta praticamente tutta sera. Però vabbè, sono uscita lo stesso ovviamente, perché il capodanno in casa con la febbre non me lo facevo, sono uscita comunque, uffa. Cioè veramente non so, che non ero l'unica malata, che c'è stata tantissima gente malata, anzi ditemi se voi siete ammalati in questo dicembre. Sono stata malata un sacco di giorni, perché tipo ok, io da capodanno poi sono uscita, però comunque non stavo affatto bene, cioè ho provato a uscire con 38 di febbre giusto perché non ce la facevo più a stare in casa, vabbè, terrificante. Bene ragazzi, quindi questi qua erano i miei preferiti del mese di dicembre. Io come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile o che semplicemente mi abbia tenuto compagnia. Se così vi invito a lasciarmi un like e ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, e noi vi saluto, ciao.